Buongiorno a tutti innanzitutto. Ha messo assieme tante cose. Io ho accettato con entusiasmo perché Avellino è una grandissima piazza. Questo penso che non sia una retorica banale di dirlo perché sono qui, perché è un dato di fatto che in questi ultimi anni l'Avellino è stato protagonista di ottimi campionati e quindi è una realtà vera del calcio di Serie B. Una piazza che al di là di questo sottofondo bellissimo dei tifosi, l'ho vista quando sono venuto qui, l'ho visto a Bologna nella partita di playoff, che entusiasmo, che amore che c'è, e venivo da calciatore qui a giocare ad Avellino, è sempre stato così, quindi una piazza piena di amore e di entusiasmo. Per quanto riguarda la parte dell'importanza, della voglia di far bene, certamente è massima da parte mia. È massima l'ambizione di fare il meglio possibile. L'unica cosa che io posso promettere è tanto lavoro, tanta serietà, la massima professionalità, ma che per come ragiono io non è sufficiente la professionalità. Serve mettersi la maglietta addosso, sentirla dentro e lavorare con il cuore, e non come retorica ma come cosa vera, per non farla passare per banalità. E quindi questo è quello che mi prefiggo assieme al mio staff, ai miei collaboratori, di dare alla proprietà, che ringrazio dell'opportunità importante che mi sta dando, ed è quello che dico proprio anche ai tifosi. Massimo troverà una persona che ci metterà il cuore dentro, poi spero per me, ma soprattutto per la città. Dove vado, credetemi, riesco a gioire più, a vedere la gente felice, che dentro me stesso, perché dentro me stesso ho sempre un qualcosa a guardare il giorno dopo, quello che avverrà, e quindi non c'è tempo di gioire, mentre per la gente so che far bene è estremamente importante. Poi gli obiettivi, questo li lascio alla proprietà, di vedere quello che può essere un programma che abbiamo appena accennato col direttore generale, il direttore sportivo e il presidente, abbiamo proprio fatto una chiacchierata di entrata di in principio, poi diranno loro quelle che possono essere le ambizioni societarie. La voglia di far bene da parte di tutti mi sembra sicuramente comune. Migliorarsi vorrebbe dire tanta roba, vorrebbe dire un salto di categoria, perché non sarebbe più da accontentarsi il passetto dopo, sarebbe amaro due volte, no? Arrivare un po' più alto e poi fermarsi là, quindi è solo un salto di categoria, e questo con le promesse e con le parole possiamo dirlo. Lo cercheremo, cercheremo di fare il massimo, cerchiamo anche quell'obiettivo. Penso che le parole del Presidente, che lei ha detto di volare basso, penso che siano sempre quelle più salutari, perché promettere con la bocca è facile, potrei dire andiamo sicuramente, dico lavoriamo, cerchiamo di dare il massimo a quello che abbiamo, non sprechiamo nulla, vi chiedo fin da oggi collaborazione critica ma costruttiva per il bene dell'Avellino, perché voler bene a una squadra, a una società, significa costruire assieme. Assieme è fondamentale, dalla proprietà alla parte tecnica, ai calciatori, a voi e ai tifosi fuori. L'unità fa la forza. Queste sembrano sempre retoriche, ma alla fine, quando si dice in spogliatoio abbiamo vinto perché eravamo un buon gruppo, ecco, il gruppo siamo tutti noi, voi, gli amici che sono fuori, e tutti assieme, con momenti belli e momenti anche di sofferenza che ci saranno su un campionato, dobbiamo avere quell'obiettivo di spingere per ottenere il massimo del risultato. Voi sapete benissimo che è stata una trattativa molto molto veloce, perché io sono stato contattato martedì sera, mercoledì ci siamo visti, oggi è sabato, quindi sono tempi ristrettissimi. Obiettivamente non nego che il direttore sportivo e il direttore generale mi hanno dato un foglio con la lista di giocatori in essere all'Avellino e qualche nome chiesto a me, e qualche nome che già loro nella prospettiva Avellino avevano già visionato e tutto, e quindi sarà un inizio oggi, da oggi proprio in particolare, di confronto tecnico che fino ad oggi c'è stato, ma più su linee generali e quindi di obiettivi che il Presidente poi non so se vorrà illustrare, ma su questo, e quindi sicuramente andremo ad affrontare la parte tecnica, che poi è quella fondamentale, perché poi vanno in campo questi bei ragazzotti. Allora, ne ho avuto solo uno, Antonio Zito, per 6 mesi, non Pisacane, che io sono subentrato a gennaio, e Pisacane era già qui all'Avellino. Antonio, sono molto contento di trovarlo, so che ha fatto un buon campionato nella parte seconda, come ha fatto bene,
ho avuto il piacere anzi di avere un ottimo rapporto con lui e di averlo portato io a giocare in quel ruolo di interno, di centrocampo, da esterno sinistro che aveva sempre fatto nelle precedenti annate, quindi per me è un piacere ritrovarlo. Se lei intende Nicolas Viola, che è sicuramente un viola, un bel colore, alla prima dicono non si usa mai. E quindi Nicolas è un ottimo calciatore per la categoria, lo dico convinto. Ripeto, siamo solo agli inizi, ma al momento le assicuro che io non ho mai fatto il nome di Nicolas Viola per tutto. Comi lo conoscete meglio voi di me, anche se lo conosco bene anch'io chiaramente come calciatore. Sicuramente è un giocatore utile, un giocatore che ha le sue caratteristiche, quindi è un buon giocatore. Oggi parlare di mercato, io vi parlo anche volentieri, però ve l'ho già detto, obiettivamente se guardate la temporaneità è talmente corta che qualche scambio di telefonate, però ci stiamo incontrando in queste ore, quindi da lì metteremo giù anche dei nomi che già su una base che c'è già. Sì, sicuramente sì, perlomeno quello che cercherò. Poi io aggiungo che il modulo, ogni allenatore ha un suo modulo preferito, non è il modulo che vince, perché è dimostrato che si vince in tutti i moduli, e aggiungo che una squadra deve essere in grado anche di cambiare in corsa, perché deve sapersi adeguare a momenti di partita e situazioni. Io negli ultimi anni ho sempre praticato prevalentemente il 4-3-1-2, durante la partita può succedere tutto, dal 5-3-2 al 4-4-2, quindi è una lettura tattica che si dà. Per fare questo io penso che oggi il calcio sia un calcio veloce, dinamico, sia fondamentale, a meno che non hai una qualità assoluta, ma in generale a me piace questo tipo di situazioni, quindi lo confermo. No, io spero che non mi porti nulla, perché vengo a sostituire un collega che ha fatto non bene, molto bene, ha vinto un campionato, ha portato la squadra a giocarsi i play-off, e quindi queste parole che dico adesso, se voi andate a vedere o a leggere quando abbiamo giocato contro l'Avellino, le ho dette prima. Massimo veramente rispetto, e ho fatto sempre i complimenti, e come Rastelli ha guidato l'Avellino, quindi sotto questo aspetto ho un'eredità pesante, ma io vengo come sono io, come sono fatto io, portando avanti il mio gioco, portando avanti il mio modo di essere, e spero quel pizzico di fortuna per poter far bene per l'Avellino. Ma è sicuramente un giocatore importante, lo ha fatto vedere, di grande qualità, oggi viaggia con la nazionale, penso che sia un bel risultato per il ragazzo, per la società Avellino Calcio, che lo ha portato qui, che era in Inghilterra, e quindi abbia fatto un ottimo acquisto. E averlo è sicuramente un vantaggio, perché i bravi giocatori tutti gli allenatori li vogliono avere, e a me interessa di concetto che chi rimane all'Avellino rimanga con la massima volontà. Quando ho detto che io per primo devo mettermi addosso la maglia dell'Avellino 24 ore al giorno, non 2 ore di allenamento, 4 ore, e la maglia dentro significa cuore, quindi chi rimane qua, rimane qua col cuore. Trotta è un giocatore importante, se possiamo trattenerlo e lui è contento di rimanere, rimarrà. Qua c'è il direttore, c'è il presidente, c'è il direttore generale, non so se hanno un mercato o meno, perché di questo non abbiamo ancora parlato, ripeto, di mercato posso dire poco e nulla. E dire che Trotto è un bravo giocatore interessante, beh, penso di una sciocchezza, è ovvio. Ci radunaremo, stiamo definendo, parlavamo proprio prima di entrare qui in sala stampa, ci troveremo qui ad Avellino il 12 sera, faremo 2 giorni qui, 13-14, poi il 14 sera andiamo su a Sturno e dovremo rimanere fino all'1. Sì. No, io a loro dico questo, ho detto che lavorerò con il cuore, avrò la maglia realisticamente 24 ore al giorno, è il più bel riconoscimento che ho avuto dove sono stato, quasi sempre dove sono stato ho avuto questo riconoscimento, spero di averlo anche qui, e vuol dire che ho meritato e onorato questa maglia. Io farò di tutto per onorare la maglia, perché Avellino merita questo, la proprietà, per come li ho conosciuti in queste ore e dalla fiducia che mi hanno dato, solo da quella parto, solo da quella lo meritano, e quindi farò di tutto per far bene. Io dico solo, lavorerò e lavoreremo con il mio staff con il massimo impegno 24 ore al giorno per l'Avellino, daremo tutto quello che abbiamo dentro le capacità, speriamo di avere quel pizzico di fortuna che ci può aiutare a partire bene e poi continuare la strada positiva. Quello che non farò mancare è l'impegno
la correttezza e il sentirmi partecipe anche al tessuto sociale della città. Sì, i miei collaboratori sono il mio secondo Mark Struccheli, il preparatore dei portieri Leonardo Cortiula e il preparatore atletico Tito Ivano.